Oggi in questo video vi mostrerò come seminare i peperoncini piccanti. E chiaramente ci sono alcuni accorgimenti da fare per far sì che il nostro seme germogli nella più totale semplicità e sicurezza. E premettiamo che noi adottiamo tutte le precauzioni per poter seminare i semi. Ci tengo a precisare che la nostra azienda ha un manuale di autocontrollo per l'HACCP e per la manipolazione degli alimenti, in questo caso anche i peperoncini. Quindi cosa fare? Munirsi di un polistirolo o del semplice bicchierino di plastica o dei vasi, dei semenzai reperibili ovunque. Ovviamente fare il primo procedimento, il primo passo è quello di mettere in ammollo i semi 24 o 48 ore prima. Chiaramente segniamo che tipologia di peperoncino stiamo o che vogliamo seminare, per evitare che si possano mischiare poi nel nostro semenzaio. Allora, una volta trascorse 36 o 48 ore dell'ammollo nella camomilla oppure con l'osmo priming, dopo potete vedere il video sull'osmo priming sul nostro sito, sulla guida, come si procede alla seminazione. Ricopriamo il terriccio sul polistirolo con noi utilizziamo un semplice flaconcino di un alimento qualsiasi e andiamo a fare dei piccoli fori all'interno, al centro del terriccio. Questo per far sì che il nostro seme vada perfettamente al centro. Voglio fare una precisazione che rende quando seminiamo nel frontespizio del polistirolo andiamo a mettere le etichette o scrivendo a penna che tipo di peperoncino stiamo seminando e dopodiché procediamo a prendere i semi . Eccolo qui, adesso non so se si vede bene, cerco di alzare, e andiamo a seminare al centro del foro. Adesso per velocizzare chiaramente questo video, inserirò solo 10 semi che abbiamo acquistato da un nostro carissimo amico Carlo Mantini di semistrani.it. Ecco qui, adesso non so se mi vedete, cerco di spostarmi. Ecco qua, non so se riuscite a vedere i semi all'interno del foro. Una volta posizionati questi semi, cosa facciamo? Andiamo a prendere del terriccio. Noi in questo caso usiamo Vigor Plant, che è un ottimo terriccio da semina professionale, e andiamo a ricoprire in modo molto superficiale, vi faccio vedere i semi che abbiamo depositato. Ok, una volta piantati i semi, tiriamo via con attenzione la terra in eccesso.
e andiamo a mettere sopra praticamente questi semi, questa terra, vedete, della vermiculite. Questa vermiculite aiuterà il processo di germinazione. Ok. Una volta messa la vermiculite, procederemo a irrigare con uno spruzzino. Non avete paura di spruzzare perché la terra non è abbastanza umida, quindi deve stare umida, ma non deve essere collassata di acqua, altrimenti il seme marcirà. In questo video, una volta terminata questa semina, chiaramente il nostro semenzaio andrà posizionato nella grow box con un'umidità del 90% e una temperatura costante che oscillerà tra 24 e 26 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.